Giuseppe. Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti a questo ultimo appuntamento della rassegna che ho curato anche quest'anno. Ormai è una collaborazione che dura da 3 anni col Comune di Paranello. Ringrazio subito l'assessore Minilli che è presente, il pubblico che ha avuto la sensibilità di accogliere la mia richiesta, insomma 3 anni or sono, l'assessore Monica Medici che non vedo ma spero che arriverà, e il comune chiaramente di Maranello, tutto il personale della biblioteca, bravissimo, a Istide, già ti ringrazio adesso per evitare che alla fine si dimentichi, Maria Luisa, bravissima, veramente un'efficienza giapponese, nella preparazione di tutto. E poi insomma, ringrazio anche il Consolato Generale del Giappone nella la presenza della signora Prato, Francesca Prato, che insomma, ormai è diventata veramente un'amica e devo dire che ci regala il patrocinio gratuito ma prezioso del Consolato appunto Generale del Giappone in Italia, che dà un po' un'ufficialità da parte anche del governo giapponese a queste iniziative di divulgazione della cultura giapponese in Italia. Dirò solo poche parole di introduzione alla musica e soprattutto al concerto, perché ovviamente siete venuti per sentire le due musiciste, non me, ci mancherebbe. Dico soltanto che molto spesso, ecco, per studiare le culture dell'Estremo Oriente non si può non studiare i caratteri cinesi che hanno dato la scrittura a tutte le culture dell'Estremo Oriente, Giappone ovviamente, la Corea e tutte le altre, compreso il Vietnam, che adesso però scrive in altri caratteri perché dopo la dominazione francese. E il carattere, appunto, l'ideogramma, come si dice, cinese, da cui deriva anche quello giapponese di musica, è un carattere che ha due significati. Il primo è quello di musica, il secondo è quello di piacere, di divertimento. E c'è un carattere che è quello, se si unisce a questo carattere della musica, un segno orizzontale e due segni verticali, i caratteri cinesi hanno questa caratteristica, si chiamano chiavi, non è ognuno un carattere a sé, ma si possono costruire con delle idee di significato che sono appunto generali. E se si unisce a questo carattere di musica appunto un tratto orizzontale e due tratti verticali sopra il carattere, si ottiene un altro carattere che significa un'altra cosa, significa medicina. E questo è molto significativo, perché la musica è associata alla medicina e alla guarigione. Questo anche nell'ambito strettamente religioso. Il buddismo, per esempio, in Giappone, che ha un pantheon un po' come nel buddismo cinese, la divinità protettrice della musica e dei musicisti, che si chiama Benzaiten, è una divinità che è associata proprio alla guarigione dalla malattia. Cioè, la musica ha questa funzione di guarigione, di proprio terapia. E bisogna dire che la musica come noi la conosciamo adesso in Giappone, in Cina, è una musica che è stata molto influenzata dalla scala appunto a 7 note, che è quella lì che conosciamo tutti, che è la scala della musica occidentale. In verità la musica tradizionale cinese, che un po' come appunto i caratteri ha dato la musica a tutte le civiltà dell'Estremo Oriente, è una scala che presenta 5 toni, infatti si chiama pentafonica o pentatonica. Questo cosa comporta? Con l'assenza di appunto delle note, si, mi.
questa assenza ha dato, e questa presenza di cinque sole note ha dato adito a una musica che fosse molto, tra virgolette, ripetitiva all'occhio dell'occidentale. In verità c'è una ragione: la musica in Estremo Oriente nasce in ambito sacrale, nasce in ambito soprattutto buddista, e infatti i canti dei monaci buddisti sono assolutamente basati ancora sulle vecchie tonalità cinesi, che tra parentesi si possono suonare al pianoforte solo con i tasti neri, famosa questa caratteristica, e questa presenza di cinque note, dicevo, ha dato adito ad una musica che fosse ripetitiva. Ma non è un caso, perché la preghiera e i canti, appunto, dei monaci buddisti erano sostanzialmente basati proprio su questa ripetitività. E guardate che c'è un sutra, ossia una preghiera buddista, che si chiama proprio il sutra della medicina. Quindi con una preghiera, con un canto, si può guarire. Quindi questa funzione della musica come guarigione. Io non parlo di più della musica in generale, ma introduco il concerto di questa sera, che è un concerto dedicato all'autunno in Giappone, che ha una funzione culturale veramente molto importante, molto profonda, e poi chiaramente siamo in autunno, quindi ci piaceva di dare una caratterizzazione di stagione anche a questo concerto. Primi tre brani abbiamo diviso un po' per, diciamo, macro aree, per topoi, per argomenti, rappresenterà una particolare forma di festival che c'è in Giappone, che è il Matsuri. E la festival è il festival, festa religiosa, che nasce in ambito shintoista, religione nazionale del Giappone, dedicata alla natura. E in effetti nella stagione dell'autunno, stagione del raccolto del riso e non della vendemmia, chiaramente come in Europa, rappresenta proprio la stagione dei Matsuri, dei festival per ringraziamento del raccolto. Il primo brano infatti si chiama Muramatsuri, che letteralmente vuol dire festival del villaggio, di Minami Yoshie, che racconta, appunto, vedremo, è un brano molto agitato, tra virgolette, molto gioioso, proprio perché racconta del festival del villaggio. Il secondo brano invece si chiama Akinotsuki ed è di Taki Rentaro, che è uno dei grandi musicisti della tradizione giapponese, morto giovanissimo a 23 anni. Molte persone lo associano al compositore Chopin proprio per questa sua morte in età molto, molto giovanile. Akinotsuki, letteralmente luna d'autunno, è una canzone che riprende un tema della cultura giapponese che si chiama Kiko, letteralmente la parola della stagione. Nella poesia, ma anche nella letteratura in generale del Giappone, c'è una parola che dà la connotazione alla stagione. Questo proprio per più profondamente mettere in evidenza l'attaccamento della cultura giapponese alla natura. Il terzo brano è invece forse uno dei brani più famosi della musica giapponese di stampo occidentale, ossia Sette Note, Kojo no Tsuki, letteralmente la luna del castello diroccato. È una canzone molto famosa, è stata cantata anche da artisti pop durante i loro concerti in Giappone, ed è sempre di Taki Rentaro, racconta in puro contrasto con, appunto, il Matsuri, la visione di un castello diroccato di notte con la luna e i pensieri di variabilità della vita umana, da feste e convivi nel castello, adesso le notti di questo castello sono soltanto vegliate dalla luna sulle rovine del castello stesso. Io chiamerei le due musiciste, per favore un grande applauso. Thank you.
ovviamente Mari Fugino, come soprano Tomo Miniero. Thank you.
in effetti l'autunno è molto legato all'infanzia, all'attesa. E il primo brano, infatti, che ascolteremo dei prossimi tre, si chiama Aki no no, che letteralmente vuol dire il campo dell'autunno. Ed è un'immagine di un bambino che cammina nel tramonto rosso, nell'autunno rosso. Cioè un adulto che lo guarda e si ricorda della sua fanciullezza. Il secondo brano che ascolteremo, Sadono Aki, L'autunno del villaggio, ed è una canzone scritta durante l'ultima guerra che racconta l'attesa del ritorno del padre da parte di un bambino che viene preso in braccio dalla madre nella stagione dell'autunno, di appunto Kaimura Minori. Il terzo brano, invece, di un grandissimo della musica, non soltanto giapponese, ma tutto il Novecento, da Kimitsu Tōru, che è un musicista molto particolare, che ha unito, ha fatto entrare nell'orchestra di stampo occidentale anche numerosi strumenti della tradizione giapponese, e quindi legati alla pentafonia. E si chiama appunto Chisana Sora, che letteralmente vuol dire piccolo cielo, e racconta appunto sempre di una visione autunnale, di un tramonto rosso nell'autunno. Vi lascio ai prossimi tre brani.
brano La città incantata di Nazareth del 2001, e quindi il compositore Hisashi Jo, molto famoso, che rincontreremo nel corso di questo concerto. Mari Fujino al pianoforte. Tahara,
Sahara. Chitarra. E chitarra appunto viaggiò negli ultimi anni, lui che era un autore di Kyushu, il profondo sud del Giappone, viaggiò negli ultimi anni della sua vita in Hokkaido, che è appunto nell'estremo nord del Giappone, e camminando su una strada che per la verità non era molto simile alla strada della sua infanzia, nella sua città, ricordò appunto la strada che percorreva con la mano. E in effetti è un brano che rappresenta la strada, che è una strada un po' di tutti, la strada della vita, appunto questa strada che ha una valenza sia geografica sia di caratteristica proprio interiore. Il secondo brano invece è H2O, che rappresenta la libellula rossa, uno degli insetti nazionali nel Giappone, e la visione di questa libellula rossa appunto fece ricordare della sua infanzia il compositore Yamada Kosaku. Richiamo la soprano Tomomi e vi auguro un buon ascolto. Thank you.
soltanto i famosi aceri del Giappone, ma in verità tutte le foglie avevano una valenza nell'autunno giapponese particolare, pensi al giallo del ginkgo biloba e tante altre sfumature, vanno al crenzi, al marrone. In effetti i prossimi tre brani racconteranno questi colori particolari del paesaggio dell'autunno. Primo brano, appunto, Chisaya in Ischeda, letteralmente ho trovato un piccolo autunno dentro di me, quindi c'è questo ricordo dell'autunno interiore, che forse ognuno di noi ha dentro di sé, di Nakada Yoshinami. Secondo brano che ascolteremo è Makkanaki, letteralmente autunno rosso fuoco, che appunto è un brano di Hideo Kobayashi e racconta l'autunno nella sua colorazione più famosa, questo dell'autunno appunto rosso del Giappone. Citavo poc'anzi i Momiji, i famosi aceri giapponesi, e proprio il terzo brano infatti si chiama Momiji, letteralmente le foglie d'autunno, che poi per eccellenza sono le foglie dell'acero giapponese, di Okano Teiji. Vi auguro un buon ascolto.
bello, è bello poter contare sulle possibilità. Ci abbiamo sentito prima nell'interpretazione di della pianista Mari. È un brano molto particolare perché la colonna sonora si chiama Stand Alone di un film per la televisione che ha avuto molto successo, un teledrama, come appunto si dice in Giappone, che ha avuto molto successo, si chiamava Saka no Ue no Umo, letteralmente vuol dire la salita sotto le nuvole, e racconta la storia di due fratelli che scalano il successo sociale ed economico durante un'epoca molto particolare della storia giapponese, che è un'epoca che ha formato, ha coniato il Giappone contemporaneo, epoca Meiji, letteralmente il regno illuminato, che va dal 1868 fino al 1912. Un'età molto particolare perché il Giappone si apre improvvisamente all'Occidente sotto la minaccia dei cannoni degli Stati Uniti ed entra in contatto con la cultura dell'Occidente che prima era stata assolutamente un tabù, perché per più di 300 anni i giapponesi, più di 260 anni, i giapponesi non avevano conosciuto se non all'1% quello che accadeva, stava accadendo nel mondo occidentale e non soltanto, ma anche in Cina, perché appunto lo Shogun, che era il capo militare, impediva con una politica che si chiamava Saiko, il paese chiuso, ogni tipo di rapporto tra i cittadini giapponesi e l'esterno. In epoca Meiji cosa succede? Che improvvisamente il Giappone entra in contatto con la cultura dell'Occidente, con la scienza, con la pittura e non soltanto, con l'economia soprattutto dell'Occidente, e inizia a de-giapponesizzarsi. C'è questo miraggio dell'Occidente visto proprio come medicina a quello che c'era stato prima, e si inizia a disperdere quello che era stato il patrimonio della tradizione di 200 e passa anni. Vi faccio alcuni esempi, sì, molti templi vengono chiusi, molte statue, soprattutto statue buddiste, vengono svendute all'Occidente, infatti abbiamo dei musei come quello di Parigi, il Zerbinski, ma anche il museo appunto Chiossone di Genova, che sono pieni di statue che normalmente non potevano essere esportate, ma che in quest'età di piena rivoluzione, guardare sempre avanti, non venivano più usate. In effetti io sinceramente vedo una particolare vicinanza all'epoca Meiji con l'età contemporanea, perché faccio un esempio, di pochi giorni fa la notizia della chiusura per sempre di uno dei posti simbolo del Giappone tradizionale, si chiamava Tsukiji ed era il mercato del pesce, che era molto famoso perché si potevano vedere queste aste meravigliose di mattutine appunto, dove c'era lo smistamento del pesce in tutto il Giappone, si sa tutta la cultura del pesce in Giappone è molto profonda. Bene, con la chiusura dello Tsukiji è stato aperto un altro mercato più grande, più tecnologico, ma saranno perse per sempre quelle caratteristiche di tradizionalità che avevano fatto, appunto di tradizione che avevano fatto dello Tsukiji, del mercato del pesce, una cosa assolutamente imperdibile per i giapponesi e per i non giapponesi. Io vi saluto, vi lascio all'ultimo brano, forse quello più struggente del concerto. Buon ascolto.
parlano italiano quasi meglio di me. Lo introdurrò io. È un disco molto particolare, una canzone che è stata esportata in tutto il mondo negli anni 60, tanto che negli anni 60 l'unico musicista che era conosciuto nel mondo era Sakamoto, non il famoso Ryuichi di ora, ma un Sakamoto nell'età precedente che niente ha a che fare con il Sakamoto attuale, che aveva una storia molto particolare, aveva avuto questa grande passione per il rock negli Stati Uniti, poi in verità nei primi anni 60 appunto fece questa canzone, che è una canzone molto particolare perché richiama la scala pentafonica di cui vi parlavo all'inizio, con le cinque note. Musicista molto particolare, questa canzone ebbe un grandissimo successo, soprattutto negli Stati Uniti, dove lui prese anche un nome d'arte, mi sembra Ricky Sakamoto, una cosa insomma più americanizzante. La storia di questo musicista è molto particolare. Nel 1985 rimase ucciso in uno che è stato più grandi incidenti aerei della storia mondiale, ossia il volo 123 della Japan Airlines, che da Tokyo stava andando a Osaka e si schiantò sulle montagne di Inara. In verità la figlia del signor Sakamoto ogni anno, nota musicista che ovviamente sopravvisse perché non era sul volo, ogni anno fa un concerto in agosto, dovrebbe essere intorno al 15 agosto, proprio per sulle montagne dove si schiantò questo aereo, per celebrare il padre. Vi lascio a questa bellissima canzone, che è una canzone che letteralmente vuol dire cammino con la testa alta per evitare che le lacrime non cadano, perché in effetti richiama una nozione dell'uomo giapponese di una volta, che non doveva far vedere le proprie lacrime insomma, di tutti i giorni della vita, che ovviamente molto spesso ci rende tristi per altre cose, quindi è una canzone che porta l'allegria e che sottolinea che anche nei momenti più difficili bisogna appunto camminare con la testa alta per evitare che le lacrime scendano. Io vi saluto moltissimo, vi ringrazio e vi lascio questo bellissimo disco.
applauso. Acquistare e buon divertimento, soprattutto buon appetito. Grazie.